Allora, Salvatore, hai parlato del digiuno terapeutico, hai detto di non mangiare carne e pesce, derivati della carne del pesce, perché a volte qualcuno capita, magari di andare al ristorante, uno dice sono vegetariano, ah va bene, niente carne, niente pesce, vuole i tortellini con la pancetta? Perché gli insaccati non sarebbero carne. Secondo alcuni, no, quando si parla di vegetariano. Guarda che non è secondo alcune, è secondo la grande massa di ignorante, capisci? Per loro prosciutto, salame, mortadella non è carne e il pesce non è carne, capisci? E la carne è E solo la quella del carne è pollo, solo del bovino. quella rossa, quella della mucca. Cioè si arriva allo stato di idiozia totale ed è gente laureata. È gente istruita, sono maestri di scuola, sono di tutte le razze e di tutte le cose che dicono sti stronzate. Come si fa? E questo è il discorso, io non lo so. Ecco che poi magari li tratto male, dico, o vi svegliate, o andate tutti a fangolandere. Allora, torniamo al discorso. Quindi, digiuno terapeutico, cura del limone, cibi vegetariani e non abusare nemmeno con i formaggi, con i latticini, perché anche quelli Per fare che presentano. questo? Per fare qui questo? Quello che stai elencando tu, per che cosa? La cura, per una corretta alimentazione. Ah, non per una cura. No, per una corretta alimentazione che è la cura, No, non è la cura la corretta alimentazione. che è dopo il digiuno. La corretta alimentazione mette in attività l'acido clorigeno e l'attimo in cui l'acido clorigeno deve trasformare il cibo ingoiato in chimo per mandarlo negli intestini, si blocca qualsiasi processo di depurazione. Puoi diventare vegano, basta che tu mangi e l'acido clorigeno mangia anche la verdura cruda, mangia la frutta cruda, tutto quanto, li trasmette al nostro colon, non avviene mai il processo di depurazione. Non si innesca, è come se tu hai dei soldi in banca, mi segui? Ma Sì. nello stesso tempo lavori, tu consumi i soldi che ti danno la paghetta e quei soldi tu li accumuli sempre, li accumuli sempre, li accumuli sempre. Non è che li togli dalla banca, aumentano sempre perché tu lavori, non li consumi tutte e li vai a mettere in banca. Ed è così, il nostro sistema è questo. Se tu mangi e mangi abbondante, accumuli, 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 si trasforma in pus, si trasforma in merda costipata, si trasforma in muco stanzio. Si trasforma in tutte le sporcizie e le porcherie e il gas metano là dentro fa da re e comincia a forzare come un palloncino, lo gonfia e divina finché scoppia. E c'è gente che quando muore non può entrare neanche nella cassa da morto perché il gas metano, per la decomposizione che ci hanno, dopo con questo caldo specialmente, dopo poche ore. Il gas metano comincia a fuoriuscire e gli fa diventare lo stomaco come un pallone aerostatico. Non può entrare più nella cassa da morto. Lo dovrebbero sezionare. A questo livello siamo arrivati. Ma non è uno, sono centinaia, per non dire migliaia in tutta Italia, in queste condizioni. Bestie siete. Bestie che non volete capire il male che fate a voi stesse, ai vostri figli, a tutti quanti. All'umanità state facendo male, vi siete messi nelle mani di assassini, per secoli e per millenni ancora continuate. Allora, diciamo che c'è la corretta alimentazione e l'alimentazione per la cura. Okay. Sì, esatto. L'alimentazione per la cura è il digiuno terapeutico, di cui abbiamo già fatto dei video, che deve essere protratto Per tanti mesi. per tanti mesi. Se vogliamo la depurazione totale, Ecco, però con il digiuno la terapeutico. ristrutturazione del nostro sistema attraverso il nostro sistema immunitario. Ecco, in quei tanti mesi però non è che si bevono solo tisane, no? In questo digiuno Dipende terapeutico. la stazza dell'individuo che deve fare quel tipo di digiuno e di depurazione. Se una persona o donna o uomo che sia che è magra, non puoi fargli fare soltanto acqua, mi segue? Certo.
non è più un digiuno, è un assassinio. Invece, se tu a quella persona gli dai una dose massiccia di vitamine, con cibi di transito, con sole liquide, quella persona verrà ristrutturata e la massa di vitamine, di sale, di minerali, di oligoelementi, di enzimi crudi, distruggerà tutti i processi cancerogeni. Ecco, allora possiamo dire che il digiuno terapeutico si compone di due fasi. Una prima fase di digiuno, dove le persone sono grasse, sì, e quindi le cellule fagocitano i grassi, poi attaccano i processi tumorali e poi attaccano i radicali liberi. Alla fine si ha un corpo ristrutturato e pulito e allora si può diventare vegani. Non prima. No, dicevo, e poi... in questa fase di digiuno terapeutico possiamo dire che si compone di due parti: una prima parte dove non c'è assunzione di alimenti ma solo di tisane e brodi, ed una seconda parte in cui si assumono determinati cibi di transizione che sono variabili a seconda delle condizioni e della situazione, ma che si parte dai centrifugati, filtrati, frullati. Con estrattore. Possibilmente con estrattore, perché chi ha la centrifuga... distrugge tutti gli oligoelementi. Ecco, e poi, quindi... quando tu parli di mesi, di digiuno terapeutico protratto per mesi, ovviamente comprende queste diverse fasi e che devono essere adattate alla singola persona, o che la singola persona se le deve adattare. Certamente. Ok. E nel contesto deve rigenerare l'acido cloridrico, che è diventato acqua e non trasforma più il cibo come lo dovrebbe trasformare. È come quando tu mangi un bel pasto, che so, un piatto di maccheroni, cui l'acido clorigico in due ore e mezzo, massimo tre ore, dovrebbe ridurre in chimo e assimilare negli intestini, ma se tu ci bevi la Coca-Cola, se tu ci bevi la 7-Up, se tu bevi acqua, bevi birra o bevi litri di cosa, l'acido clorigico diventa acqua e non trasforma più il cibo, impiega 10 ore prima che lo riduce. E poi ci sono conati di vomito, ci sono dolori, contrazioni e tante altre cose. Non si può stare bene in quelle condizioni. Poi bisogna rigenerare la flora batterica prima di riprendere a mangiare. E poi i villi devono essere, diciamo così, a livello ottimale, cioè togliere l'incrostazione che impedisce ai villi di assorbire il cibo. È come se tu ai villi mettessi l'intonaco di calcina e con una spatola gli dai, diciamo così, il corpo di grazia. I villi non assorbono più niente. Quindi quello che è la calcina si chiama mucostanzio. Se tu prendi del fieno greco e fai un tipo di alimentazione, per poter depurare, il muco stagnante diventa fluido e quindi i villi possono di nuovo riprendere ad assimilare il cibo. Quindi c'è un sistema tutto particolare. Questo la medicina non lo dice, non lo dice a nessuno dei propri malati. Tu vai dal tuo medico, dai fenomeni di baraccone che si fanno chiamare luminari della scienza, perché sono soltanto fenomeni di baraccone e fottono solo soldi. Tantissima gente che fotte soldi in questo modo è esentasse addirittura. Ora, se tu non sai come gestirti e sei in mano a questi predatori, che sono pure predatori, che vita è la tua? Come fai a stare bene? Quindi bisogna conoscere, sapere ed essere informati, e io sto cercando di informare alla meno peggio, signori miei, perché sono ignorante, sia attraverso i miei video, sia attraverso Facebook, sia attraverso YouTube. Ci sono tante di quelle informazioni che nessun grande luminario, nessuno può mai contraddirmi e venire qua a dirmi sei uno stronzo, dice stronzate. Perché non lo dimostri tu? Facciamolo insieme, un grande fratello, stronzo. E vediamo chi curi tu e chi curo io. Allora, digiuno terapeutico, descritto, cioè come l'abbiamo descritto, dopodiché protratto, questo digiuno terapeutico protratto per diversi mesi, dopodiché si può passare ad un'alimentazione. Che tipo di alimentazione si può adottare? Cioè io, a parte il fatto vegetariano? Io dico
alle persone, non ai bambini. Ma i bambini il processo è meno lungo, perché in pochi anni di intossicazione sono qualche annetto di depurazione, pochi mesi di depurazione bruciato in un anno. Ma le persone adulte che per anni e anni e anni hanno subito tutte queste sporcizie e tutte queste cose, più le medicine dei medici, più la radio, la chimica e tutto quanto, dovrebbero fare per tutta la vita cibi di transito, cioè liquide, e non mettere più in attività l'acido clorigeno. Quindi nemmeno le insalate? No, le insalate. Laura, lo so che non è un cibo di transito. Aspetta, quando tu fai un piattino di insalata, che è un piattino piccolo, sì, di insalata, e tu pensi di aver mangiato l'insalata, tu non mangi niente, mangi solo un pochettino di acqua. In questa insalata ci mette il radicchio, ci mette la cicoria, ci mette la lattuga, ci mette la cipolla, ci mette la carota, un pezzettino di carota così grattugiata, un pezzettino così. Che sostanza c'ha questa carota? Che sale, che minerale, che oligoelementi, non ha niente. Certo. Col centrifugato, tu metti mezzo chilo di carote, più tutte gli altri ortaggi, e di tutti questi ortaggi tu non li potresti mai mangiare sotto forma di insalata, certo, perché non potresti mai continuare a masticare, perché ti stancheresti. Invece in quel modo tu bevi mezzo litro di succo di questa, è una bomba energetica che tu metti dentro il tuo corpo e uccidi i radicali liberi. È una dose massiccia di vitamine, di sali, di minerali, e se tu lo fai per mesi tu diventi un'altra persona. Laura, tu sei ringiovanita, tu, da quello che io ti conoscevo prima a quando sei venuta qua, tu sei diventata una ragazza, non dico bambina, ma una ragazza. Prima eri diversa, non solo di questo, hai tolto gli occhiali di 3 dioggi e mezzo, ora tu guardi senza occhiali. In poco tempo, quanti giorni sono passati che sei qua? 15. 15 giorni che sei qua, già tu puoi guardare il sole, puoi guardare fuori, puoi vedere il verde delle piante, puoi vedere chi viene, chi va. Sì. Cioè, non è un miracolo questo? Sì, sì. Preciso che i miglioramenti non sono tutto il giorno, sono in certi momenti della giornata, e in certi momenti della giornata io riesco a avere una visione, avevo un decimo di vista corretto con delle lenti nemmeno molto spesse, però la mia vista era veramente ridotta, e una grande soddisfazione, perché io adesso di un albero anche un po' lontano riesco a distinguere le foglie, cosa che per me prima era impossibile. Ma sono passate 15 giorni, vedi, questo fra 40-50 giorni, quello che sia, strutturalmente, fisicamente sarai una ragazzina, perché le tue cellule prenderanno forza coesiva, non invecchieranno come invecchiano tutti gli altri. E tu vedrai tutte le persone della tua stessa età che diventano vecchie, sgangolate, decrepite, mal combinate, e tu sarai sempre quella che sei adesso, perché non cambierà niente. Col tempo poi, piano piano, tranne se tu non riesci più, cioè, ad entrare in introspezione, come lo feci io a Favignana quando stavo morendo di leucemia. Infatti mi sono curato e guarito senza medicina naturale, senza prendere niente, senza bere e mangiare niente. Questo l'ho fatto per diversi anni, fin da quando ero bambino. Ho iniziato con 60 giorni di digiuno senza mangiare e senza bere. E questo è il discorso. E la mia vita è ancora qui davanti a voi, e sto aiutando tutti voi, perché io ho testato tutto me stesso per tutti i mali, per tutte i massacri che ho subito, e comincio a capire e poter insegnare a voi e dare delle informazioni grandissime, quello che non possono fare nessun medico, perché l'hanno letto solo nei libri, non hanno l'esperienza diretta e le prove tangibili, non hanno fatto mai pratica di niente. Trasmettono quello che dicono le analisi e quello che gli danno le multinazionali. Sono Senzale, non sono medici. Lo volete capire? Andate da Senzale. Non sono medici. Poi, il mio cane ne sa più di un medico. Black Brown. Perché? Maestro acceso. Perché il maestro acceso prende l'informazione dai grandi maestri. Come dicevano certi scienze,
che mi mandavano le mail e volevano sapere che era il mio maestro asceso. Ma insomma, all'idiozia totale si è arrivato. Te che sei Will, il mio maestro asceso. Come si fa? Come si fa? Allora, riprendiamo il discorso dell'alimentazione. Adesso dovremmo più o meno avere chiarito la cosa. Un altro aspetto che invece si collega ai problemi dell'ano. Chi ha problemi dell'ano si domanda, visto che tu così hai sempre gli enteroclismi, clisteri, si domanda, ma io che ho questi problemi, che ho le ragadi, che ho le fistole, che ho i diverticoli, che però i diverticoli non li abbiamo trattati, ma le emorroidi, ma io posso fare in queste condizioni il clistere? Certo che lo può fare, basta che nella cannuccia metta un po' di crema, olio di cocco, olio d'oliva, vergine d'oliva, cioè che impedisce il dolore perché è un lubrificante, e poi con quello che immette là dentro, specialmente se coda cavallina contiene tannine e le piaghe delle ragade anale vengono riassorbite, perché cicatrizza tutte le piaghe. Quindi in questo caso sono preferibili ad la esempio cavallina, la coda cavallina, il caffè clistere, meglio di no? Il clistere col caffè sì. Serve per aiutare il fegato, specialmente per coloro che sono diabetici. Il clistere con il fieno greco è pure importante, perché io ho trasmesso tramite Facebook tutte le proprietà, le capacità del fieno greco. L'ho messo a disposizione di chiunque, nessuno lo fa queste cose, perché si fanno i loro libricini e li vendono a fior di quattrine, perché non fanno altro che prendere soldi alla povera gente, sono ladri, matricolati. E quanta acqua e quanta tisana mettiamo nella sacca dell'eteroclisi? Io non sono uno speziale, io dico al mio inconscio, perché io comunico col mio inconscio e col mio sistema immunitario, perché sono ignorante e non so quello che devo fare, e allora chiedo dentro di me stesso. E dentro di me stesso c'è la biblioteca universale, divina, e mi risponde. E io so che facendo così prendo la porzione giusta e la metto come coda cavallino, come fieno greco, o come qualsiasi altra cosa, come lavanda. Cioè io, quando cucino per gli altri, io non saggio mai il cosa. Metto il sale per come deve essere, le spezie per come devono essere. Per coloro che non sono che vegani, non sono così bravi. Per coloro che sono vegetariani, che vengono e chiedono un pranzo, diciamo così, luculliano, e allora io cucino senza, gli faccio il couscous, cioè in 5 minuti senza pensarci, perché olisticamente io ho tutte le informazioni già dentro di me, e in pochi minuti io faccio un couscous di verdure. Ecco, precisiamo, non è il couscous con carne e pesce, no, ma couscous. Non mai. Couscous di verdure. Di verdura. Quindi, ecco, il clistere con l'aggiunta di limone, nei casi di problemi... Sì, si può fare per la disinfettazione, disinfettare l'organismo, specialmente nei bambini, quando c'è la cosa è istantanea, è necessaria. E qualche goccia di succo. Cosa? Un po' di gocce, non il succo di no, limone. No, mezzo limone. Mezzo limone. Dipende quanto è grosso il limone, se è piccolo tutto. Certo. Se è grande mezzo limone. Mm-hmm. Ecco, e poi tu hai parlato prima di applicazioni con l'argilla, quindi chi ha la possibilità di farsi, di avere l'argilla, di prepararsi l'applicazione, eccetera, ma, però per, ad esempio per l'applicazione, per la lavorazione dell'argilla occorrono degli spazi. Se uno abita in un appartamento, in condominio, è difficile, e magari ha anche difficoltà a recuperare l'argilla. In questo caso cosa può fare? Spugnature fredde. Ecco, spugnature fredde, qualcuno pensa spugnature col ghiaccio, oppure applico la borsa del ghiaccio. Non applicate mai la borsa del ghiaccio, perché blocca il sangue che scorre nei capillari, lo fa diventare ghiacciato, e quindi non c'è più diciamo così
il passaggio da una parte a un'altra. Questo è deleterio. Invece se il ghiaccio lo mettete nell'acqua e con una pezzuola, oppure direttamente dal rubinetto con un tubo, dipende dov'è la contusione, gli fate, mettete la gamba in un modo, per esempio nei ginocchi, gli fate scorrere l'acqua per 20 minuti, un quarto d'ora. E quindi nel caso solo si cicatrizzano le vene e il sangue non esce più, ma non gonfia, non ci sarà tumefazione, non ci sarà niente. Questo l'ho provato quando mi sono spezzato il femore io. Quindi nel caso dell'ano, mettersi in ammollo con il sedere in acqua fredda. In acqua, facendo corrente. Il bagno di Juste, nel senso, prendono una bacinella grande con acqua fresca di tanica, se non è fresca gli metto un po' di acqua ghiacciata o di ghiaccio, meglio acqua fresca, e ti siede con i piedi di fuori finché l'acqua ti arriva fino all'ombelico e ci mette l'ano dentro. Se donna l'ano e la vulva, diciamo così, di modo che arriva all'ombelico e il calore che c'è dentro viene assorbito dall'acqua, sta 10 minuti e smette, ed è più facile della spugnatura fredda, e questo lo può ripetere 3 volte al giorno. Quindi chi ha una vasca da bagno si può riempire la vasca, ovviamente tenendo i piedi di fuori e limitando l'acqua fredda a quale altezza? All'ombelico, non oltre. E poi, per come ho detto altre volte, per il mal di testa, tutto quanto, messo nella vasca si prende il blocco doccia e si fa scorrere come maschio nei testicoli, nei genitali, diciamo così, e come donna pure. Cioè, di modo che il mal di testa, il sangue congestionato scende, oppure i piedi nell'acqua fredda. Ma è meglio se si fa nei genitali, perché se si raffreddano i genitali, che sono causa di diverse altre alterazioni, quindi è tutto un procedimento meraviglioso, è semplicissimo, non costa una lira. Ok, questo quindi e questi bagni... non ti mette in fila da questi bastardi che stai ore e ore e ore ad aspettare poi una ricetta di merda che ti dicono prendi questo qua, questa pillola. È tragedia umana, questa è tragedia greca. Siamo impazzite, ma sono matti questi romani, dicevo Obelix, si diceva, sono matti questi romani, sì, sono matti. Tutta la nostra nazione è matta. Sì. Quindi i bagni freddi per le cure dell'ano, che però dei problemi dell'ano, che però possono essere applicati anche in altre situazioni, come ci hai detto. E poi potrebbe essere fatto anche delle spugnature notturne, no? Con l'uso di pannoloni per adulti. Sì. Come si fanno? Se tu guardi un lottatore di sumo, quei grandi che hanno quella pancia, quelle natiche così grosse, loro hanno un chiamiamolo costume o un mutandone che gli va dal di dietro fino allo stomaco e poi sono avvolto con un'altra stoffa. In questo modo, bagnate, fatte così, sia per uomini che donne che per bambine, si ci mette poi una coperta attorno e si lascia fino all'indomani mattina. La sera si va a letto in questo modo finché il corpo emana calore e asciuga pure tutta sta stoffa. Il giorno dopo, cioè la mattina, la stoffa sarà asciutta, ma nello stesso tempo il calore sarà sparito, perché uscirà fuori. È semplice, senza nessun problema, senza nessuna fatica. Ok, cosa potremmo dire ancora che non ho citato, che non ho chiesto? Non so cosa dire. Io non leggo certo. Le email, voi me le dite. No, pensavo di altri rimedi che possono essere applicati in questi casi. Ma tantissimi altri rimedi ci sono, ne parleremo in seguito. Ok, allora al prossimo video.